Nicola, è continua l'evoluzione di questa vostra programmazione per favorire proprio il calcio dei ragazzi, dei bambini? Sì, in questa fase qui è l'ultimo appuntamento, diciamo, della prima fase autunnale dei tornei, con l'ultima categoria i 2013, una bella affluenza anche oggi, grazie al tempo anche una bella giornata. Abbiamo praticamente 14 squadre, 8 si affrontano qui alle Fonti e 6 a Piero Altopo. Nel pomeriggio le finali. È proprio come la testimonianza per, diciamo, quello che è il vostro progetto, è in continua evoluzione. Sì, è in continua evoluzione, infatti questa è un'esperienza che ha avuto degli aggiustamenti in corso d'opera, doveva essere l'11 dicembre, poi era maltempo, l'abbiamo spostata ora al 6 gennaio, e diciamo però è un po' un'apertura per quello che sarà il torneo primaverile, che già l'anno scorso ha avuto un ottimo successo, e quest'anno ci sono un paio di idee per potenziarlo e farlo ancora più divertente, più numeroso e più competitivo. Serve sia ai ragazzi per l'attaccamento la maglia, ma anche ai genitori, perché ho visto grande partecipazione in tribuna. Sì, poi come ho detto, questa è il primo anno di Pulcini, quindi ancora una categoria molto seguita dai genitori, infatti è più una gita che un torneo. E sono tutti in questo momento, sono tutti a tavola contenti, qui l'organizzazione dello staff cucina è spettacolare, efficiente, quindi tutto fila liscio, siamo addirittura in anticipo di qualche minuto sulla tabella di marcia, e diciamo che poi questo è un po' il lavoro che dobbiamo fare per il potenziamento della scuola calcio, che è un investimento a lungo periodo che però per una società che vuole programmare è determinante. Certo, e dopo fa parte anche, come dire, siamo qualche minuto d'anticipo sulla tabella di marcia, questo vuol dire che anche dietro a quello che voi fate c'è una grande organizzazione. No, questo oramai è questi tornei di un giorno, mattina pomeriggio con il pranzo, è una cosa rodata che funziona molto bene, tutto funziona alla perfezione sia dalla parte tecnica, infatti abbiamo finito qualche minuto prima, sia dalla parte della cucina, dove nelle passate giornate che abbiamo sviluppato tutti molto contenti, sia qui che a Pieve Altopo. Certo, infatti si è vista anche a Pieve Altopo una grande affluenza di pubblico. Naturalmente, come dire, la Sansovino non è solo scuola calcio, è anche settore giovanile. Sì, allora, la scuola calcio è quello che è, la programmazione è un investimento a lungo periodo. Il settore giovanile, quindi la parte agonistica, inizia a dover dare, visto che è già un anno e mezzo che ci lavoriamo, deve iniziare a dare i propri frutti, e quindi tutte le squadre sono abbastanza competitive. È chiaro che noi dobbiamo fare un lavoro che ci porti a essere competitivi su tutte le categorie. Per questo motivo l'inserimento e la nomina a responsabili tecnici di tutta la struttura, di 3 persone che già lavoravano all'interno dello staff, quindi c'è un responsabile referente che è Marco Carrara, e poi 2 responsabili che gli danno una mano, perché noi lavoriamo su 6 campi con 18 gruppi squadra, quindi da solo non ce la poteva fare, che è Gabriele Corradeschi e Manuel Blanchi. Bene, quindi sicuramente proprio mettere, come dire, le pedine, le persone giuste al posto giusto. Sì, insomma, diciamo, non è che non si può fare subito tutto, quindi è un percorso di crescita, evoluzione, aggiustamento del tiro, dove vediamo che c'è da aggiustare il tiro, per creare uno staff che possa dare poi le gambe alla prima squadra. Bene, quindi a questo punto mi resta che augurarti buon lavoro e ci ritroveremo presto per vivere insieme la crescita di questo vostro progetto. Grazie infinite.